Ciao Salvatore, ci puoi parlare questa sera dell'anima gemella, se davvero esiste come qualcuno sostiene, ed in particolare ci puoi analizzare il tema relativo sia all'uomo che alla donna che restano soli tutta la vita, perché esistono anche questi casi? Grazie. Il problema dell'anima gemella, io tanti anni fa ne ho scritto un trattato. Vabbè, non è importanza, non è che è importante trovarlo. Ero ragazzino quando ho scritto qualcosa del genere. Quando la monade viene proiettata fuori, avviene una specie di scissione, diventa duale, anima e spirito, una parte maschile e una parte femminile. Questa scissione, questa dualità dura nel tempo, ma per legge evolutiva le due parti, le due controparti, non debbono incontrarsi se non dopo un processo di discesa e di risalita, dopo una catarsi evolutiva animico-spirituale. A quei livelli poi raggiungono grandi vette dove loro poi sentono il bisogno di questo ricongiungimento, che in realtà è un amore che è dentro di loro fin dalle origini, come noi abbiamo il bisogno di cercare Dio, di cercare questo amore cristico, perché è dentro di noi, fin dalla notte dei tempi, fin dalla monade. Quindi questo richiamo a Dio, anche se non lo conosciamo, anche se nessuno lo conosce, ognuno parla di Dio nei suoi modi e sono tutti sbagliati, perché non hanno una mente olistica, hanno ancora una mente lineare, e che non hanno la capacità di poter pensare col loro cervello, e infatti si fanno impappinare da coloro che hanno una mente olistica ma che sono a livello negativo. Anch'io potrei in un certo qual modo creare su di voi una mia dipendenza se io dentro di me fosse, perché voi in un certo senso mi state ascoltando. Io vi sto trasmettendo informazione, potrei anche trasmettermi false informazioni e informazioni che a me darebbero dei frutti, ma che tipo di frutti? Se io cerco i frutti dello spirito, non posso darvi disinformazioni perché voi andreste da una parte e io da un'altra parte. Quindi per raggiungere lo stesso scopo dobbiamo avere le stesse informazioni. E se io vado verso Cristo, che sono informazioni positive di cui tutta la mia vita è stata, cioè come un libro aperto, è stata alla portata di tutti, tutti sanno chi sono e quello che ho fatto. Pure mio figlio un giorno mi disse: sei una brava persona. Io gli risposi, perché l'ho visto una volta: beh, vedi, quando eri bambino ero una brava persona, tu non lo sapevi. Adesso sei cresciuto, mi hai conosciuto, mi dice che sono una brava persona. Quando te ne vai, io rimango pure una brava persona, perché non è che ieri, oggi e domani c'è un cambiamento. Io sono sempre quello che sono. Tutte le persone che mi hanno conosciuto, mi hanno conosciuto sempre allo stesso modo. Voi da diversi giorni siete qua con me. Vedete un cambiamento da un giorno all'altro nel mio modo di vivere. Come lo avete notato voi adesso, l'hanno notato tutti quelli che si sono, diciamo così, sono venuti prima di voi e sono passati prima di voi. La stessa cosa che voi mi vedete, nello stesso modo loro mi hanno visto. Cioè sono gli altri semmai che cambiano e che si pentono di questo tipo di decorso spirituale, hanno paura e ritornano indietro e cadono nella rete del ragno, come una certa signora ha detto, perché è terrificante la rete del ragno. Sono tutti messi come ragni o come, chiamiamolo così, polipi, con le grampie, con le grinfie, con i tentacoli,
per poter portare verso il Signore delle Mosche, verso, diciamo così, non la forma spirituale, ma la forma demoniale. Ora, per quanto riguarda queste processe, si deve raggiungere un livello tale di purezza che altrimenti non ci sarebbe più un ricongiungimento, che quando delle persone si incontrano nel tempo possono essere, diciamo così, affine a livelli psichici oppure a livelli, diciamo così, emotivi o a modelli mentali. Ma quando si va verso l'alto si trova la realtà delle cose. Se c'è un'affinità, un'attinenza, c'è un richiamo incredibile. Ecco che la monade poi si ricongiunge dopo una catarsi evolutiva, prima della discesa involuzione e poi della salita evoluzione. Ma finché si è su questi piani della dualità, le due controparti non possono incontrarsi, perché non compierebbero il loro programma di rigenerazione e di informazione alla loro monada, al loro io spirituale, al loro Dio. Quindi questa dell'anima gemella potrebbe essere soltanto per l'umanità una bufala, perché in realtà quello che noi sentiamo l'uno verso gli altri sono soltanto percezioni sensoriali. Anche la madre verso il figlio ha una percezione sensoriale dei suoi sensi. Tutti quanti noi abbiamo percezione sensoriale. Togliamo i nostri sensi, siamo come delle pietre, come, neanche posso dire degli alberi, perché sono superiori a noi come evoluzione. Quindi sono i sensi che ci portano attraverso gli altri sensi psichici, astrali, mentali e poi causali. Si inizia poi il processo della ricongiunzione della reale anima gemella con un'altra. Altrimenti il fatto delle donne o degli uomini che rimangono soli è in base a certe, diciamo così, esperienze che il loro io spirituale vuole. Ci sono persone come me, per esempio, che non dovevano sposarsi, perché io ho sposato il concetto di Cristo. Ci sono donne che sposano quelle della Madonna. Ci sono altri che vogliono unirsi la loro vita e poi all'improvviso si rendono conto e cercano di liberarsi, perché in realtà i grandi maestri dicono questo: il gruppo familiare è giusto che esista perché ci deve essere la procreazione, ma che sia un gruppo libero, evoluto l'uno con l'altro e salgono i piani superiori. Quindi il bambino da 1 a 20 anni deve godersi la vita, deve fare tutte le esperienze come lo fece Turiddu come cane sciolto. Mia madre mi lasciò libero perché sapeva, perché loro gli hanno detto lascialo libero di fare tutto quello che vuole, non cadrà nelle trappole umane, e io in realtà non sono caduto in nessuna trappola del male e sono stato insieme a persone che poi sono diventate killers, delinquenti o altre cose, che erano poveri bambine che non avevano di che mangiare, e di tanto in tanto io davo qualcosa anche da ragazzino, compravo latte alle famiglie che non potevano comprare ai bambini, e ci sono documenti che parlano, c'è il commissario che ha documentazione nei suoi archivi di quello che facevo io da ragazzino, portavo vestimenti, portavo altre cose, ci sono fotografie dove ci sono in mezze stanze di ogni ben di Dio, che di qualsiasi cibaria che io compravo andando a chiedere l'elemosina da bambino con l'autorizzazione del commissario di Marsala, perché lui mi conosceva, e poi li portavo alla povera gente nel periodo di Natale o di Pasqua, specialmente quando tutti banchettavano, i ricchi banchettavano con panettoni, oppure nel periodo estivo con meloni, con carne, con zamboni, con questo, con quell'altro. Pur essendo vegetariano, io gli compravo la carne, gli compravo le scatolette di carne, gli zamboni, gli compravo tutto quello che i ricchi facevano per Natale, perché anche loro per una volta nella loro vita dovevano godere. Ma poi ritornavano alla loro vita, io non potevo continuare così, perché dovevo essere Sai Baba, altrimenti che materializzavo il denaro. Ma io non sono ai livelli di Sai Baba o di Gesù Cristo, io sono soltanto un turiddu, un cane sciolto,
che sta subendo tutte le ingiustizie di questo mondo, che ho perso tutto quanto nella mia vita, e che Salvatore, il mio alter ego, che dono tutto il mio amore e tutta la mia assistenza, sta facendo per aiutare ed essere un discepolo e seno di Gesù Cristo.